Ciao amici, ben ritrovati. Oggi abbiamo la prova della Diamond Twisby 580AL. È una penna interessante, ve l'ho tenuta nell'astuccio, nella confezione, così come la ritirate dal negozio o vi arriva a casa, perché è molto interessante. L'apriamo insieme. L'inchiostro sarà il Diamine Sherry Sunburst, che è un inchiostro della linea dedicata ai legni delle chitarre, molto belli, poi ne parliamo magari nella recensione. Qui c'è scritto che cosa vi siete acquistati, c'è il codice, eccetera. Adesso andiamo ad aprire e vediamo come è fatta. Oh, che bello! Intanto una bella protezione. Un foglio di gomma piuma che protegge questo. Poteva essere direttamente posto nella scatola? No, c'è questo. Mi piace quando qualcuno pensa all'accuratezza, non solo a quello che può essere il piacere di, eccolo qua, il piacere di avere una bella confezione, un bel packaging, ma senza dubbio, ma dare un prodotto che sia ben confezionato, che sia imballato con cura, mi fa capire che il produttore ci sta dando qualcosa che ritiene comunque prezioso e anche degno di essere offerto al cliente in maniera protetta, così come i pacchi che arrivano quando acquistiamo online, quando prendiamo qualcosa da qualche produttore. Va bene. Bella la confezione, ma anche bella la penna, acidervola se è bella. Allora, abbiamo già visto, forse nell'altro video, quello dedicato alla Twisby Mini, come sia fatta la confezione. Innanzitutto belle plastiche, e non potrebbe essere diversamente, perché vi ricordo che Twisby è proprio l'acronimo di questa azienda, che è la San Wen Tong, mi pare, o siano i titolari, ora non ricordo. Quindi San Wen Tong TWS, con il B aggiunto, che nella lingua di Taiwan significa strumento di scrittura. Cosa è successo? Che questi signori che producono plastiche, oggetti in plastica e finiture metalliche hanno pensato di mettere insieme un progetto che riguardi una penna stilografica, e ci sono riusciti, hanno fatto qualcosa di bello. Ci sono anche altri modelli belli della Twisby, ma senza dubbio questo è il più rappresentativo fra tutti. È una bella penna. E allora vi dicevo, è bello anche l'astuccio. Non è quella plastica che poi dopo un po' diventa opaca, che brutta. No, è proprio bella. E che belli anche i sistemi di fissaggio. È bella anche questa plastica bianca che riporta, come vedete, la scritta e il logo. Ve lo sto facendo vedere a rovescio. Ma che bello anche questo supportino, che potete vedere, che blocca la penna nella parte sommitale del cappuccio e verso la coda. Sono nient'altro che dei ponticelli che basta sfilare. Eccoli qua, ne appoggio uno qua e appoggio l'altro qua per farveli vedere. In questo modo la penna è libera e la possiamo estrarre. Veramente bella. Come vi ho fatto vedere nell'altro video, ci sono all'interno, appoggio la penna un momento qua, all'interno ci sono la descrizione, ma sfogliando, non è il termine più adatto, sfogliare, ma aprendo questo troviamo le istruzioni, eccole qua, la garanzia ovviamente, il libretto delle istruzioni, un piccolo contenitore con il silicone per lubrificare il pistone quando ce ne sarà bisogno, e anche la chiavetta con la scritta Twisby, perché è una chiavetta personalizzata, e ancora una volta si capisce che evidentemente al produttore costano poco queste cose, perché una incisione sul metallo come quella che abbiamo visto costa qualcosa, chi deve invece richiederlo a un terzista. E quindi è piacevole anche il fatto che troviamo degli elementi di qualità, degli elementi che sono, secondo me, molto belli, piacevoli sia al tatto che anche alla vista. E allora, complimenti a Twisby. Il
cambio della lubrificazione del pistone, queste altre cose legate alla manutenzione, le vediamo magari in un altro video dedicato. Bella o no? Sì, bella. Che cosa mi piace di questa penna? Ve lo dico subito. Mi piace il fatto che intanto sia un bel demonstrator, sembra... Aspettate che cambio il fondo, eccoci qua, così la vediamo meglio. Intanto un bel demonstrator, prima di tutto. Resine e plastiche e parti metalliche di qualità. Non è lì tanto per esserci, c'è, perché poi non dimentichiamo che è un prodotto che si avvicina, cioè strizza l'occhio ai 100 euro, però è abbondantemente sotto, perché mi pare che siamo nell'ordine degli 80 e rotti euro, che comincia a essere una bella cifretta, per carità, però non sono i 100 euro, quindi tutto sommato trovo che ci sia una qualità che va anche oltre il prezzo che paghiamo al momento dell'acquisto. Prima di vederla nei dettagli, però, ancora una cosa, una breve descrizione, che vi sarete accorti che si tratta di una penna a pistone, ma sentiste anche come è fluido il movimento del pistone, come si percepisce il lavoro dei gommini che detergono volta per volta, e sono due, questa volta sì, dobbiamo ingrandirli, sono due, che detergono il fusto, è bella, è fatta bene. E poi ancora andiamo a vedere che cosa, come il cappuccio sia a vite, e ancora una volta, come nel caso della Mini, è ammortizzato, cioè avviene la fine corsa in maniera molto progressiva grazie a questo gommino, che magari su un'altra penna potrebbe sembrare insomma qualcosa di meno piacevole all'occhio, ma su una penna come questa, che ha tutto a vista, non lo si nota nemmeno e fa veramente bene la sua funzione. Mi piace molto, perché ve l'ho detto tante volte, mi dà fastidio quando a fine corsa si arrivi in maniera secca e si senta l'attrito della plastica contro la plastica, magari qualche scricchiolio, se non addirittura la possibilità di screziarla perché si forza un po' troppo. Non ve lo posso far vedere, ma sentire, ma guardate, eccolo qua, la pressione viene smorzata in maniera così progressiva e piacevole. 10 e lode. Cosa troviamo sulla parte del cappuccio? Troviamo il logo Twisby. Il logo Twisby non è però posto in maniera esterna, ma è a sua volta annegato, vedete, in una goccia di resina, quindi protetto, e soprattutto resta con la sua bella finitura lucida. Un tocco di rosso ci sta proprio bene. La clip è una clip in metallo, come vi dicevo, non è messa lì tanto per esserci, è proprio una bella finitura, si percepisce anche, sembra quasi strano poterlo dire, ma comunque si percepisce che il bagno è un bagno consistente, non c'è il metallo, c'è anche una, sembra quasi una verniciatura a renderlo ancora più piacevole. Altrettanto dicasi per la veretta che porta il nome Twisby, che troviamo proprio sulla parte finale del cappuccio. È una penna moderna, postmoderna addirittura, molto futuristica da certi punti di vista, ma classica nella sua forma. La forma è tronca sia per il cappuccio che per la coda. Nella coda c'è questo pistone che sembra un reattore, visto così nella sua sezione frontale, ed è invece un pomello che muove, come avete visto, il pistone, ed è molto fluido nella sua azione, molto fluido davvero. Bene, non resta che guardare la parte più importante, cioè il pennino. In questo caso la penna è dotata di un pennino 1.1. Ci sono quattro gradazioni, se non sbaglio, se non ricordo male, l'extra fine, il fine, il medio e l'1.1, che sarebbe un po' il board di questa penna. È un pennino che è diverso da quello della Lamy, per esempio, è diverso assolutamente da quello della Sailor, che fa un board che sembra un medio, e sono curioso di metterlo alla prova e vedere come funziona. Magari non sembra osservandola in mano, ma è una penna abbastanza lunga questa 580. Ecco la Mini, che vedete essere proprio più corta, dove inizia il fondello con il movimento del pistone della 580, finisce invece
il fusto e tutto il corpo della Mini. Andiamola a vedere con le nostre solite con i nostri soliti termini di paragone. Allora, la Pelican 150, come vedete, è senza dubbio più grande di una 150 e addirittura surclassa in lunghezza, proprio per questione di forse un millimetro, la pur grande Lamy Safari o Lamy All Star, stiamo parlando delle stesse penne. Ok? E quindi non sembra, inganna un pochettino, ma in mano è una penna lunga. Andiamo a vedere senza il cappuccio se cambia qualche cosa. Ci metto anche la Pelican e sfiliamo il cappuccio anche alla Twisby. Come vedete, allora si pareggiano un pochettino i conti, ma comunque la Pelican è la più piccola del gruppo. La tiro via perché mi interessa vederla nel confronto diretto con la Lamy. E questa volta la Lamy la supera forse proprio di un millimetro, cioè quello che perde con la penna chiusa lo recupera poi con la penna scoperta. Ecco qua il cappuccio che lo cercavo, si innesta a differenza dell'altro, eccolo qua, però vedete che con il cappuccio montato ritornano le misure che abbiamo visto prima, cioè la Diamond supera di qualche millimetro la pur lunga Lamy All Star. Bene, è il momento adesso di metterla alla prova, ma prima ci metteremo dentro un inchiostro. Eccoci qua, amici. Allora, quello che non vi ho potuto far vedere l'altra volta con la Mini, guardate che bella questa penna una volta che ci mettiamo un inchiostro. Questo è il Diamine Sherry Sunburst, che è, ve l'ho detto prima, forse, scusate se mi ripeto, la linea dedicata ai legni delle chitarre. Il bello di queste penne, di questi demonstrator, è proprio che quando ci carichiamo un inchiostro che sia un po' colorato, dà una vivacità alla penna che è unica, veramente bella. Andiamo a provare come scrive. Allora, sono proprio curioso, questo è un pennino un po' particolare, non è un fine, non è un extra fine, un medio, ma è un pennino 1.1. Allora, abbiamo. Bello, bello rotondo, bello scorrevole. Twisby Diamond 580 certamente, poi abbiamo un bel pennino 1.1. L'inchiostro, l'abbiamo detto, è il Diamond. A me questi pennini piacciono per due motivi. Il primo è che può essere benissimo un pennino da appunti soprattutto quando si tratta di fare la scaletta. Allora, un bel titolo elegante nel senso che si veda titolo, il sottotitolo, e poi ci metteremo magari un'altra penna, ma il fatto di dover mettere un titolo anche più grande, titolo, fargli una bella cornicetta, magari anche, vedete come scorre bene in senso orizzontale, oltre che, insomma, in verticale, è ovvio. E vi permette di fare delle linee dritte. È molto bello questo pennino. Lo sto usando da poco perché mi è arrivata da poco questa penna, ma mi piace sempre di più. E come tutti i pennini 1.1, voglio scoprire se la cava bene anche con la parte della calligrafia. Cominciamo con una font grande, allora, calligrafia, oppure usiamo una font più piccola, scrittura, molto bene. Questa capacità di variare il tratto, perché come sempre, ve l'ho detto tante volte, in verticale abbiamo il tratto quello spesso, 1.1, ma usato in orizzontale abbiamo il tratto sottile, perché il pennino chiaramente funziona così. Se incliniamo la nostra stilografica avremo un tratto che, vedete, varia volta per volta, e allora ecco che se voglio scrivere delle lettere, qua si vede poco col pennino 1.1, qua si vede pochino, vediamo se la inclino ancora di più.
No, si vede pochino effettivamente, serve almeno un pennino 1,5 per dare quell'effetto di variazione del tratto un po' più marcata di quello che non avvenga già qui. Cioè si può fare, però la variazione non è così evidente come con un pennino un pochettino più largo. Questo è molto scorrevole, anche se questa carta è una carta un po' ruvida. Sono convinto che sulla carta della Rodia che vado a provare adesso sarà senza dubbio meglio. Come se la cava invece se dovessi appuntare qualcosa di veloce con questo pennino. A me piacciono, punti veloci. Sono abbastanza abituato ad usare l'1.1 CDFG, ok. Sì, perché è un pennino che mi piace, lo uso soprattutto quando mi faccio i miei appunti, le mie scalette, e anche solo per, vedete, avere la chiarezza dei vari punti, 1, 2, 3, eccetera. È bello. E poi comunque mi piace poter usufruire di una qualità, di una coerenza nel momento in cui vado a tracciare delle linee che non serve nemmeno il righello, da quanto vengono parallele, perché sono aiutate dal pennino che è fatto così. Via con la carta rodia. Ormai è venuta quasi sera ed è il momento di finire con i video. Oggi ne ho registrati davvero tanti. Allora, andiamo a vedere come se la cava qua. E infatti scorre molto meglio. 580 pennino 1.1 inchiostro. Abbiamo detto che il è bello, è un bel pennino, è un bel pennino. Voglio provare innanzitutto quello che prima non sono riuscito a farvi vedere. Sì, in effetti non si nota, non si riesce a mettere in evidenza più di tanto la variazione del tratto, perché 1-1 è un pennino 1-1 che mi sembra più un 1 che un 1-1. Forse mi sbaglio, visto che ce l'ho qua, provo quello della Lamy. No, in effetti sono proprio uguali, è solo una sensazione. Forse con quello della Lamy, questo è un inchiostro no, anzi, a dire la verità, facendo proprio una comparazione diretta, sembra quasi più fluido e scorrevole questo pennino Twisby, ma comunque è veramente molto bello. Lo sto usando in questi giorni perché mi piace proprio tanto. Che conclusioni possiamo trarre, cari amici? Allora, innanzitutto è una bella penna. È una bella penna, è una falsa, piccola. Piccola, è vero che non è piccola, ma sembra un po' più piccola di quello che realmente è. Sia perché è molto proporzionata, casca bene in mano e poi è bella, c'è niente da fare, è una bella penna. A me piace comunque sì, è una di quelle che se state valutando l'acquisto in area 80 euro, perché quello più o meno è 80-90 euro. Non so essere così preciso, direi che la terrei presente. E anzi, mi piace di più forse l'idea che abbia un pennino di questo tipo, magari un M, piuttosto che un pennino fine o extra fine, perché data la corposità della penna e il suo anche ottimo bilanciamento, non ho fatto la prova, la faccio adesso, ragazzi, perché sono veramente alla fine della giornata, con il cappuccio calzato. Attenzione ad una cosa. A differenza della Twisby Mini, che il cappuccio si innesta avvitando, qui se avvitate azionate il pistone,
Quindi attenzione, ecco, questa è l'unica accortezza che vi do, dovete proprio incastrarlo. Questo fatto di incastrare a pressione perché si blocca a fine corsa perché di più non va, non è che mi piaccia moltissimo, è l'unica cosa che non mi piace. Beh, non la provo nemmeno col cappuccio calzato perché è impossibile, a parte diventa lunghissima, guardate, sembra un'astronave, no, è lunghissima, forse anche per quello non c'è e non è stato pensato il fatto di darle un controllo un pochettino meno approssimativo col cappuccio calzato. Comunque è una buona penna, la scrittura è molto fluida perché c'è un flusso, come vedete, regolare, bello, che aiuta. È una penna che ispira anche la parte così della scrittura artistica o calligrafica. A me piace, effettivamente ve la consiglio. Devo dare un giudizio, diciamo 4 stelle su 5, ma meritate 4, qualche cosa, perché se ne merita anche un pezzettino in più. C'è una pecca, ecco, quando vi ho detto belle le plastiche, belle le resine, eccetera, attenzione ad una cosa, l'attacco del pennino, vedete quel disco nero? È particolarmente fragile, è un difetto che tutto sommato riconosce parzialmente anche Twisby, infatti dice di trattarlo con molta delicatezza nel momento in cui si va a sostituire. A me è capitato di romperne uno e facendo effettivamente l'operazione con la massima accortezza, quindi attenzione a quel dischetto nero perché è facile che si crepi e quindi si spacchi. Tra l'altro è una resina abbastanza rigida, nel momento in cui si apre se ne parte via un pezzetto come se fosse una sdentatura, non è solo un crepo, magari rimanesse così. Quindi attenzione a questo, ecco, mi sono dimenticato di dirvelo nel corso del video. E adesso veramente saluti a tutti quanti. Ciao ciao!